Manuel de Rivera è venuto a Bologna già in molte occasioni, anzi una delle prime retrospettive che gli sono state dedicate fuori dal Portogallo, proprio organizzata dalla mostra del cinema libero nei primi anni 70. Quindi per noi un ospite particolarmente gradito, anche e soprattutto per la coerenza del suo cinema, così diverso rispetto al cinema che normalmente popola le sale. Ecco, io comincerei con un'impressione che io ho avuto molto forte quando ho visto per la prima volta questo film, che è la capacità di saper raccontare senza far parlare gli attori. Questo è un film in cui c'è una misura straordinaria nell'uso delle parole. Sono pochissime le parole pronunciate nel film, sono quasi perle, sono ricchissime, densissime di senso, ma la cosa straordinaria è che si ha l'impressione di capire quello che gli attori pensano e che tutte le scene chiave del film ci raccontano i pensieri degli attori senza utilizzare nessuna parola. Ecco, io vorrei partire da qui, da questa capacità di sperimentare il cinema e di inventarsi nuove forme di racconto. Quero agradecer o caloroso acolhimento que acabam de nos fazer e conhecer se de Zoom. Prima di tutto vorrei ringraziare il caloroso accoglienza che mi state facendo e che mi impressiona, mi coinvolge emotivamente. Sobre a expressão sem palavras, é um caso que veio por acaso. Um jogo de parole. A expressão que senza parole é uma expressão que é venuta per caso. Não foi um propósito nem uma coisa estudada para fazer assim. Quando ho pensato di fare questo film appunto senza parole non pensavo inizialmente che sarebbe stato così. Il film nasceu da un altro film che si chiamava Palabra e Utopia. Il film è praticamente derivato da un altro film il cui titolo era Parole e Utopia. E trattava di un padre gesuita que defendia os escravos e os índios no Brasil colonial. Era a história de um padre jesuíta que defendia os escravos e os índios no Brasil colonial. Este padre, em certa altura da sua vida, porque era mal aceito pelos nobres e pela nobreza portuguesa, e foi julgado pela Inquisição em Portugal, a certa altura ele foi, quando se viu liberto, foi para, ou melhor, veio para Roma. E questo gesuita, dopo aver praticamente essere stato sottoposto all'Inquisizione, quindi era inviso ai nobili e alla nobiltà portoghese, dopo praticamente essersi liberato da questo gioco, venne a Roma. Foi muito bem recebido em Roma. Ele falava italiano perfeitamente, e a Rainha Cristina, nessa época, tinha abandonado a coroa para se tornar católica. Ecco, fu molto bene, ci ricevuto in Italia, conosceva la lingua molto bene, in quel momento quella Regina Cristina aveva praticamente
di Svezia, certo, aveva praticamente lasciato la corona e si era convertita al cattolicesimo. E Rainha Cristina recebia intelectuais e bispos que realmente amava a cultura. Era una regina illuminata, riceveva appunto intellettuali, riceveva persone di cultura e si creava intorno a sé questo ambiente culturale. Por sua vez, o Papa ficou seduzido pelos sermões que ele fazia em italiano em Roma. E il Papa era molto seduto dalle prediche che questo gesuita faceva a Roma. Assim, o Papa convidou que ele fosse o pregador do Vaticano. E il Papa quindi volle che lui fosse il predicatore ufficiale del Vaticano. Che ele non quis, perché queria voltare a Lisbona. Cosa che appunto lui non voleva perché voleva tornare a Lisbona. E a Rainha Cristina tinha un convidato per suo confessore. E la regina Cristina lo aveva nominato poi il suo confessore personale. Che per la stessa ragione também non accettò, perché queria voltare per Lisbona. Ecco, cosa che lui pure non accettò per poter assecondare il suo desiderio di tornare in patria. E a certa altura la Rainha Cristina proporzionò un debate sobre o riso e o choro entre dois oradores. Um era o Padre Vieira, o outro era um orador célebre italiano. E la Regina Cristina organizzò ad un certo punto un dibattito tra questi due oratori, uno di questi appunto era il Padre Vieira, un altro era un oratore italiano, e il tema di questo dibattito era il confronto tra il riso e il pianto. E o Padre Vieira, foi o primeiro a ser convidado para falar, pediu ao outro que escolhesse qual queria, se o riso ou se o choro. E il Padre Vieira appunto chiese all'altro oratore se lui preferiva parlare della risata, del riso oppure del pianto. E o italiano preferiu o riso. L'italiano preferì appunto parlare della risata, del riso. E falou primeiro. Iniziò a parlare. E depois falou o Vieira do choro. E poi seguì appunto questo il Padre Vieira che parlò del pianto. Ambos falaram admiravelmente e eu quis repetir essa cena numa casa em Roma que era muito bonita, uma sala muito bonita, e convidei para isso um ator italiano muito, muito bom, muito certo, de teatro. Ecco, questa scena fu ripresa in una casa molto elegante di Roma, appunto, ed egli volle invitare un attore molto famoso a rappresentare questa scena. Ma convidei-lo con 3 giorni appenas. Solo che gli diede praticamente l'invito 3 giorni prima di questa scena. Perché contava che fosse fico lì a fare questo papel, e ele, nell'ultimo momento, disse che non stava preparato perché era un italiano difficile e non cosa faceva. E lui aveva pensato di affidare questa scena a Michel Piccoli, però questo alla fine disse no perché l'italiano, perché non si trovava molto a suo agio nel recitare in italiano. Quando arrivò l'autore di filmare con l'attore italiano? Quando arrivò il momento di filmare la scena con l'attore italiano? Ele, a certa altura, perdia-se porque não houve tempo para decorar o texto, que era bastante longo e difícil. Questo attore praticamente si perdeva in alcune parti perché non ebbe tempo di mandare a memoria il testo, che era abbastanza difficile. Então, eu distribuí os papéis, escrevi o texto, distribuí os papéis pelo chão, para ele, mas ele tinha que olhar para a rainha. Quindi l'espediente che trovò era di distribuire alcuni fogli per terra in modo che l'attore potesse trovare il suggerimento da questi fogli, solo che il problema si presentò dovendo appunto l'attore guardare la regina contemporaneamente i fogli. Ma non era che
quando vogliamo farlo in esposo, volta a posto pensa non sapeva se la lì ciò causò non pochi problemi nel dover appunto ritrovare quale su quale voglio continuare dopo che aveva guardato la regina fu un avvenimento che si ripete parecchie volte. Il un attore Miata, un bellissimo attore, già a una certa età. Di una certa età, però molto, molto bello, molto bella presenza. Cominciò a ficare afflitto. E cominciò a venire così, divenne abbastanza... diciamo, umiliato. Per tutta l'equipe, gli altri attori, l'equipe, tutto stava là. Abbastanza frustrato ecco, di fronte a tutta l'equipe degli attori, dei tecnici. E tanto disperato stava, che a certa altura parò e disse, io vado per casa, e la sua disperazione, fu tanta che appunto a un certo punto disse, me ne vado a casa, e smise di recitare. E seguì per fare, e nessuno si mosseva. E nessuno intervenne. Io fiquei transito. Stupefatto. Ok. Lui rimase appunto stupefatto. Perché sentiva che il dramma di un attore consacrato che ha pubblicamente una faglia. Certo, perché si riusciva a percepire ben dentro di sé questo dramma di questo attore ecco, molto, molto ormai consacrato al pubblico che doveva affrontare questo momento di un assistente mio, qualche amico, per contare, Manuel non fa nada. Un assistente gli chiede cosa possiamo fare e lui rispose no, non possiamo farci niente. Io rispondi che lo faccio diante una tragedia adesso. Cosa posso fare di fronte alla tragedia simile? Ma se alguien da produzione di parlare, se quiser lì. Ma se qualcuno della produzione vuole prendersi l'incumbenza di andare a cercare. E ninguém, ha un silenzio totale. Ed è poco che entrò. Poco dopo lui spontaneamente rientrò. E io fiquei entusiasmato. Io rimasi appunto molto colpito. E allora pensai come è che havia di fare, e invece pôr os papéis in baixo, pôs os papéis in cima. Anziché colocare questi fogli per terra, mise in una posizione più alta. E tinha quatro posições, eu pus os papéis em quatro posições. E quindi colocou appunto questi fogli in quattro posizioni diverse. Como estavam altos, não tiravam a visão à câmera, nem a iluminação do rosto. Quindi era in posizione tale da non essere tra la telecamera e l'attore e anche da non togliere l'illuminazione sul viso dell'attore. E então disse, il primo papel è questo. Stando a olhar pro papel, sta a olhar para a rainha, perché era tutto concentrico. Quindi io disse, questo è il primo foglio su cui tu devi guardare. Quindi mentre lui guardava il primo foglio, il suo sguardo andava anche in direzione della regina, in modo che tutto convergeva verso di lei. Manera può vedere completamente, senza ritirare gli occhi, questo papel, che è il primo. Quindi in questo modo puoi leggere insomma, le parole su questo foglio, che è il primo foglio, quindi senza tirare lo sguardo dalla regina. E poi passa da qui per il terzo. E dal terzo per il secondo. E poi passi al secondo per il quarto. Poi passi al terzo foglio, poi dal terzo torna al secondo va al quarto foglio. E correu magnificamente, ha fatto un papel straordinario. Tutto riuscì bene, benissimo, e il suo ruolo fu effettivamente molto, molto apprezzato. Solo aveva un problema, e aveva la parrainha che stava a guardare per cima. L'unico problema era che pur dovendo guardare verso la regina, con il suo sguardo era comunque in una posizione superiore rispetto a lei. Come è che può risolvere questo problema? Come faccio a risolvere questo problema ora? E allora pensai, voglio un angelo il più basso possibile. Perché stando a vederlo così non sa se va da persino se va da parrainha. Quindi la soluzione fu collocare la macchina da presa il più basso possibile in modo che potesse così, dissimulare la direzione di questo sguardo. E è una delle migliori scene del film. Questa riuscì ad essere come una delle scene migliori del film. Ma fiquei tão impressionato con questo acontecimento che poi costruì questa storia per fare con Piccoli che doveva fare questo papel. Rimasi totalmente colpito da questa scena che poi riuscì a costruire questa storia intera perché fosse fatta come i fatti. Fu la forma di obbligare a fare il papel.
il modo, diciamo, con il quale riuscì a convincerlo ad assumere questo ruolo, quindi con il sistema di fogli. E da lì nasce un film. Da qui appunto nacque il film. L'attore Piccoli è un attore straordinario e una delle cose difficili che gli attori hanno è di non fare nulla. È il più difficile per loro di non fare nulla. E un attore quando non fa nulla, fa un momento qualquer, un sorriso, un gesto, per insieme, che è molto morto. Il problema principale degli attori è diciamo quello di non dover essere obbligati a non fare niente, quindi in questo caso lo fanno dei gesti che devono diventare per niente questo vuoto. Ma sono piccoli e chi va molto bene se fare male. Ma qui è questo ruolo, infatti il ruolo diciamo, di un attore che non fa niente è appropriato per Michel Piccoli. E il film teve un buon accoglimento, con sorpresa mia, stava sempre un po' in dubbio. Il film fu molto ben apprezzato, con mia sorpresa, perché avevo molti dubbi sulla sua appunto, realizzazione. Pronto, e tu quanto te ne raccontassi, non vuoi per casa? È tutto quello che posso raccontarvi sul film, vado a casa. Ma se io sorrirei per casa quando deci. Io vado a casa soltanto quando mi lasciano andare. Mi piacerebbe sapere se alla base della riuscita di tutti i suoi film e anche alla base della velocità con cui li realizza, considerando che produce un film all'anno e già in questo momento sta completando a Parigi il missaggio del prossimo e sta pensando al successivo. Ecco, se alla base di questa velocità e perfezione c'è anche un rapporto consolidato d'équipe con alcuni collaboratori con i quali lavora da anni, in particolare con il produttore Paolo Branco e anche con il direttore della fotografia, lo straordinario operatore svizzero Renato Berta, che ha firmato quasi tutta la fotografia degli ultimi film. Volevo sapere quindi se pensa che questo gruppo di lavoro costituisca in qualche modo anche uno dei segreti del suo cinema straordinario. O gruppo non è sempre il mesmo. Il gruppo di lavoro non è sempre lo stesso. Il primo produttore, la prima persona che mi aiutò a fare un film, fu mio padre. La prima persona che mi aiutò a fare un film fu mio padre. Poi mi comprò una macchina e comprò la prima pellicola in una fase in cui finanziariamente vivia con certa difficoltà. Fu lui che mi comprò la prima macchina di cinepresa, la prima pellicola, e questo avvenne in un periodo di non facile condizioni economiche. Io ho pedito e non tinha sido aluno, non tinha nada che garantisse qualche successo, non amador, non tinha esperienza nenhuma, e ele confiò. Io glielo chiesi, non c'era nessuna condizione che facesse pensare che sarei diventato quello che sono diventato, però lui confiò in me, ebbe fiducia in me la comprò. Claro che solo un padre lo potrebbe fare. Una cosa che soltanto un padre potrebbe fare. Il secondo che mi aiutò a fare film fu la mia madre. Mio padre tinha morrido. La seconda persona che mi aiutò molto nella realizzazione dei miei film fu mia madre, quando mio padre già era morto. E fiz il primo film di ficção, Aniki Bobo. Feci appunto il mio primo film, Aniki Bobo. Onde eu tive una partecipazione monetaria molto grande che mia mai mi deu. Dove praticamente potrei beneficiare di questo contributo finanziario cospicuo che mia madre riuscì a dare. Depois entrei na produção com o Lopes Ribeiro. Estava para fazer o filme meu próprio, mas Lopes Ribeiro veio oferecendo para fazer o Aniki Bobo. Este mesmo filme que eu acabo de falar. E poi entrai appunto in collaborazione con Ribeiro, che praticamente fu colui che finanziò per questo film. E depois fui facendo mesmo documentários à minha própria custa, onde eu fazia tudo. Fazia do operador, fazia do produtor,
fazia a fotografia, fazia o som, fazia tudo, porque era a maneira económica de poder realizar os filmes. E poi passare appunto a fare, realizzare dei documentari in cui io ero praticamente colui che faceva sia la regia, quella che era il montaggio, quindi che il tecnico del suono, e in modo appunto più economico poterlo realizzare. Até que a Fundação Gulbenkian decidiu dar dinheiro para 4 filmes, entre os quais, 4 realizadores, entre os quais eu era um, foi o passado e o presente. Poi vi fu appunto la Fondazione Gulbenkian che decise di finanziare 4 progetti, di cui io appunto ne presentai uno. E il film si chiamava Passato e Presente. Fiz un film também chamado Arte Primavera, subsidiado, o único subsidiado pelo Instituto Português de Cinema. Ecco, un altro ente che finanziò una mia produzione fu l'Istituto Portoghese del Cinema. E fido io come produttore também. In cui io ero il produttore. E depois fez Gulbenkian, deu também dinheiro para fazer. Não, depois tive um subsídio do CNI para fazer Avenido. Poi venne un sussidio di questo ente SNI per fare un altro film. Avenido e Zemai, come tinha un titolo religioso, eles deram un sussidio. E questo appunto fu possibile perché questo film aveva un titolo religioso che era. Vergine Maria. E finalmente digo um outro subsídio para O Amor de Perdição, mas entretanto deu-se o 25 de Abril e os realizadores associaram-se para fazer uma empresa produtora que foi o produtor do Amor de Perdição. E eu cedi no subsídio e os outros realizadores também subsidiam. É claro, ficou um bocado diminuído, porque foi mais distribuído, e eu fiz O Amor de Perdição, que acabei eu com um subsídio diretamente dado para o Gulbenkian para poder acabar o filme. Ecco, O Amor de Perdição foi invece realizzato com um subsídio in parte dato dal Gulbenkian, in parte dato da un consórcio de produtori que se eram uniti para poder permettere a realizzazione di questa opera. Estávamos já no pós-25 de Abril e eu tive ainda outro subsídio para fazer a Francisca. Ecco, eravamo già nel periodo del post-25 aprile, diciamo così, della dittatura. E foi nesse momento que eu conheci o Paulo Branco. E io avevo praticamente questo sussidio per fare Francisca e in questo momento che conobbi è. E ha mostrato la volontà di essere il produttore, io passai il sussidio per essere. E a partir daí tenho feito os filmes con Paolo. E lui voleva appunto essere il produttore di questo film, quindi io passai il sussidio a Paolo Branco e fu lui da allora in poi ad essere il produttore dei miei film. Ma il produttore do O operador, o diretor de fotografia do Voo para Casa é uma mulher. O diretor da fotografia de Voo para Casa, Voo para Casa, é uma dona. Mas tem trabalho com outros operadores, como o Emanuel, que é o último filme que fez, e o Bertha, e o Vale Abraão com o Mário Barroso, enfim, são vários, não trabalho sempre. Eu gosto imenso do Bertha, é um excelente operador, mas nem sempre é possível, porque um realizador está sempre muito dependente, está dependente das disponibilidades de tempo e de dinheiro que lhe é atribuído através dos projetos que eu apresento,
para ocasião de disponibilidade. Está dependente da disponibilidade do ator. Tem compromisso agora ou logo. Está dependente da disponibilidade do operador, que tem um compromisso e não pode vir, então tem que se mudar. Então se pode mudar, não é? E dos atores, numa palavra, o realizador não esperava. Dunque, sintesi, il regista è uno schiavo, ecco, uno schiavo praticamente dei produttori, ma anche, insomma, anche in particolare degli attori, ma anche dei tecnici che devono praticamente concorrere alla realizzazione di questo film, quindi non sempre si può scegliere effettivamente anche, anche se lui diceva, io ho lavorato con molte persone, ho differenziato molto i miei collaboratori. Probabilmente ci sono domande che vogliono venire da voi, che credo che sia un'occasione. Io queria pedir para o illustre maestro alguma explicação, algum pormenor. Queria pedir para o maestro Manuel de Oliveira alguma informação sobre film que muito me fascinou, O Princípio da Incerteza. Eu achei o tão enigmático, principalmente na técnica de uma câmara quase fixa, os atores prevalentemente pela frente. O senhor poderia me fornecer alguma informação a mais? Obrigada. La signora voleva sapere se il maestro poteva dare alcune spiegazioni su questa sua tecnica di tenere praticamente la macchina presa in posizione fissa e in relazione particolare a questo film Il principio dell'incertezza. Há un preconceito de movimento no cinema, mas a ideia do movimento no cinema è apenas un preconceito. Non è mai più. Esiste appunto l'idea del movimento nel cinema è frutto di un preconcetto, non è nient'altro che questo. Quando si dice questa scena non c'è movimento, il plano sta fisso, può si preguntare também o che è che deve mexer? Sono gli attori diante della Câmara o è la Câmara che deve andare in curvasia? Quando appunto si vede una scena appunto mobile in cui niente si muove, nessuno si muove, si potrebbe anche chiedere che cosa dovrebbe muoversi, dovrebbero muoversi gli attori oppure dovrebbe muoversi la telecamera? La macchina da presa. La presa e fare delle acrobazie. E fare delle acrobazie anche. Sono preconcetti, non è? L'essenziale, nel mio punto di vista, è l'espressione. L'espressione che viene da scena. Quando um filme é falado, ou quando não é, às vezes a cena está parada. Por exemplo, há uma cena em que o Piccoli, neste filme, está sentado no café e está a ver passar, não mexe, não faz nada. É um plano fixo. Mas não dá ideia de ser fixo, porque não fala. Ele não diz nada. Se falasse, se tivesse a falar aquele tempo, dizia, o plano está fixo. Allora, la questione appunto di espressione, non tanto di movimento, nel senso che quando, ad esempio, la scena in cui Michele Piccoli sta fermo, ecco, e non dice niente, non dice, non parla. Se parlasse? Se parlasse? Dicevo che stava fisso, l'arte era fisso. Avevo detto che il piano era fisso, insomma. La camera deve muoversi come quando se move, como se movem os olhos das pessoas quando há um movimento. Se a gente segue um automóvel que passa, ou alguém que passa na rua, acompanha esse alguém. Mas nós não fazemos panorâmicas, não fazemos isso assim, quando olhamos daqui e olhamos para lá, não fazemos uma panorâmica daqui para ali. Fechamos os olhos e vimos ali. Se fizéssemos panorâmicas toda a vida, obrávamos.
quando appunto si vede ad esempio una scena di una macchina che passa da un punto a un altro, ecco, la telecamera dovrebbe spostarsi da questo, la macchina presa spostarsi da questo punto a quell'altro, il che però non corrisponde al movimento che noi facciamo con i nostri occhi quando fissiamo un oggetto mobile che va da un punto all'altro. Dovremmo quindi fare, per dare questo movimento dovremmo anche noi con la macchina da presa dare una panoramica, in effetti. Pasolini scriveva un figo nel cahier cinema, onde esplicitava che quando la camera si muove è poesia, quando la camera sta fissa è prosa. In un articolo sul cahier del cinema, Pasolini appunto aveva detto che quando la telecamera, la macchina da presa è fissa, praticamente quella è poesia, quando si muove diventa prosa. Esatto. Quando fissa è prosa, quando si muove è poesia. E io acho che questo articolo sorprendeva un'altura, ma molto più tardi vinha comprendendo. Al momento questo articolo mi sorprese, però più tardi capì effettivamente il suo significato. Perché quando si muove la camera denuncia la presenza del realizzatore. Quando la macchina da presa si muove, questo significa anche denunciare la presenza del regista dietro la telecamera. Che dire, è un poeta a parlare. È come se fosse il poeta che sta parlando. Ma la grande virtù del realizzatore è che lo spettatore non si sente, non sa che esiste. La grande virtù appunto del regista è che lo spettatore non deve sapere quello che esiste. Che lui esiste, che esiste. Spero che esiste. Ha un risultato che disse, há pouco tempo, disse, se o público sair da sala, depois de ver um filme meu, e disse, este é um grande realizador, eu falhei. Um regista ha detto questa frase, che se il pubblico esce dalla sala di un cinema e dice e pensa che quello che ha visto è il film di un grande regista, vuol dire che il regista ha fallito la sua missione. Ma se il pubblico sai e dice sì signore, questo è un grande film. Ma deve uscire dalla sala e dire sì, quello è un film grande. Allora va bene. Nel frattempo io ne approfitto per ancora una domanda. Nella sua attività c'è stato un lunghissimo periodo di pausa, fa il primo film d'Ouro nel 1931, poi un film negli anni 40, un film negli anni 50, poi tre film negli anni 60, tre film negli anni 70 e poi negli anni 80 10 film e 10 film anche negli anni 90. Ecco, questa lunga pausa dagli anni 30 agli anni 60, in cui ha fatto alcune cose ma anche diciamo non ha lavorato con continuità nel cinema, è da considerare, lui la considera come un periodo negativo o piuttosto come un periodo di pausa, di riflessione, grazie al quale oggi può produrre tanti film così forti e così diversi l'uno dall'altro. Non è un momento negativo, ao contrário. Foi, eu não parei de ver filmes e não parei de pensar em filmes. Non fu un momento negativo, al contrario, in quel periodo io non smisi di vedere i film e di pensare anche a film nuovi. E fu un lungo tempo di riflessione su quello che è il cinema e quello che dovrebbe essere il cinema, quello che dovrebbe essere un film. Fu un lungo periodo di riflessione sulla questione di cosa dovrebbe essere il cinema, il film, praticamente cosa dovrebbe essere il cinema. E a partire da lì che io abbandonai un po' l'idea del movimento, e passei mais a fazer planos fixos e até a fazer com que os atores falassem diretamente para a câmera. Foi appunto in quel periodo che maturei appunto questa idea di giocare molto più sui piani fissi e giocare anche sul fatto che gli attori
facessero più, utilizzassero più la tecnica di parlare nella macchina da presa, nella cinepresa. È una versione, una specie di anedota. Facei un film che era abbastanza parato, era Avenida. E un... Passei in un cinema che il direttore del cinema mi facilitò di passare una mattina. E dunque, racconto un aneddoto. Una volta che feci vedere un film abbastanza così, con scene fisse, e fu mostrato in un cinema durante la mattinata. Stavo a svegliare la limpieza, a fare la limpieza. E c'erano le donne della polizia che stavano pulendo il locale. Io passai il film, li arrivo, guardo il locale. E io appunto feci scorrere queste immagini, intanto anche le donne di polizia riuscivano a guardare questo film. E anzi, alla sera, io preguntai a una delle curiosità di sapere o che sapeva del film. Prima di uscire, appunto, io chiesi a uno di loro quale fosse l'opinione sua su questo film. Io gli ho chiesto all'impresa, ma era, rispondeva, disse, non butta. E una risposta che appunto arrivava da questa signora di mezza età fu praticamente mai sempre lo stesso. Alla fine parlava di barriere e poi soldati, e mai sempre. Non dovevo barriere. E praticamente puliva, toglieva gli occhi dallo schermo e quando poi li rivoltava c'era un'altra immagine che era sempre quella, poi... Ma stava nell'inaugurazione di un museo di Sarraus, ho un soggetto che faceva un discorso che disse che una cosa che mi piaceva abbastanza, le statistiche dimostrano che ha un molto maggior pubblico a ver os museus de pintura do que futebol. Dunque, durante un discorso tenuto alla Fondazione Serralves a Porto, fu ecco l'oratore che disse che statisticamente ha parlato che c'è più pubblico che va a vedere musei di quadri dipinti che non è pubblico che va negli stadi. Io fiquei molto contento, perché è veramente interessante. Ma come via molte volte a Parigi, io appunto mi sono molto rallegato di questa informazione, ma a Parigi? Aveva molte esposizioni. C'era io faccio scrivere, ma sapisci, era tanto grande. Ecco, come ebbi modo di constatare con una volta a Parigi, volevo appunto mettere in pratica questo così. E dopo questo passato se sì. E volevo effettivamente andare anch'io in un museo, ma la fila di attesa di questi musei era talmente lunga che non riuscivo ad andare, che desisti. E então comecei a pensar e a observar aqui, ele passava aqui, e havia um certo lote de pessoas que entravam e tinham que dar a volta a ver os quadros. E quando saíam, entrava outro lote. E assim sucessivamente. Ecco, o ingresso a questo museo veniva per contingente di persone, prima entrava un gruppo di persone, poi ne usciva un altro gruppo e così via. Eu a primeira vez que fui ao Museu do Prado, fixei em dois quadros do Goya. Estive lá duas horas e não vi senão que fiz dois quadros. E foi a primeira volta que eu fui andar ao Museu do Prado e mi rimasi a guardare soltanto com dois quadros de Goya e não vi nient'altro. E como era tarde, tipo que sei. E dato que era já tarde, poi fui o tempo, fui o momento de dover andar via. E então pensei que esta coisa é que eles veem um quadro, depois o outro, 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 quindi pensai appunto anch'io in questo fatto che il pubblico vede praticamente prima un quadro, poi ne vede un altro, poi ne vede un altro, quindi scene statiche, poi un altro ancora e poi se ne va via. Io anche pensai in mulher da limpieza. Tornai a pensare alla donna di polizia. La mulher da limpieza, io già vi, non basta. La quale appunto disse, sì, l'ho già visto, sempre là, non cambia il quadro. Ora, il cinema muda, quer dizer, io già vi questa immagine, ora vamos ver che vem a seguire. Se non vai, che è che sto qui a fare? Il cinema deve cambiare, io ho già visto questa immagine, però se non cambio questa immagine, qual è il mio ruolo qua? È un'impressione che mi ficou triste, perché
eles vêm e não vêm. Porque vêm em série, vêm, muda, uma curiosidade. Vão. Não sabe, não fica vendo. Non è una, appunto, una verità che mi lasciò abbastanza così triste e frustrato, perché dimostra appunto, che le persone vedono ma non assorbono, ma non vedono, guardano ma non vedono in realtà. Ha momenti in cui il cinema tem che essere rapido, chiamata montagem rapida, ma se tem il suo proposito, che è oggi poco usata. Ci sono momenti in cui il cinema deve essere effettivamente fatto per montaggio, per un che si chiama montaggio rapido. E ha altre scene che sono lente, sono numerose, sono mais profundas, mais cuidadas, tem outro contexto. E altre scene che sono invece più curate, più profonde, più lente, quindi hanno un altro contesto. Essa è variação. È claro che o cinema oggi tem muito movimento, as pessoas não param, a câmera está de um lado para o outro, vai para aqui, né? Mas não se passa nada. Mas eles falam, não se passa nada. Entretém. No fundo, o cinema de hoje, sobretudo o cinema americano, na maior parte, porque também há grandes realizadores americanos, mas na maior parte, é como uma droga. As pessoas estão perdidas, estão tontas. Funciona, não. Porque se perguntarem assim o que é que vir, uma coisa que mexia. E quindi ecco, dice che in fondo, come viene in fondo per il cinema americano, è considerato una droga, insomma, in quanto tutto succede, però ecco, non, le persone parlano, si muovono, però non, in fondo poi non. Tante immagini, tanto movimento, tante parole, niente in sostanza. Non per tutto il cinema americano, perché anche il cinema americano ha dei grandi attori, naturalmente. Sì. Buonasera. Nel film vi sono riferimenti a delle forme d'arte classiche, come per esempio il teatro abbiamo visto, o a mezzi massmediali tradizionali come il giornale, la stampa. E vorrei sapere il suo rapporto personale con le nuove tecnologie e come lei pensa, come pensa sia cambiata la società nel momento in cui vi è stato l'impatto con le nuove tecnologie, mi riferisco all'informatica, al computer, e come le nuove tecnologie hanno influenzato la sua opera filmica. Grazie. Ti incontro sul romanzo che scritto. La vie de la société a changé beaucoup, mais énormément, vraiment énormément. Mais, ah, bon. Realmente, a vida tem mudado muito, muito, muito. Há uma mudança quase radical. Le nuove tecnologie si hanno cambiato in modo radicale la nostra vita? Quando ero giovane, nos meus 19, 18, 20 anos, entre nós, os rapazes, ninguém era capaz de casar com uma mulher que não fosse virgem. Quando ero più giovane, quando avevo 18-19 anni, tutti i miei amici, nessuna di queste persone poteva sposarsi con una donna che era vergine, fosse vergine. E non che non fosse vergine. Oggi questo è impossibile. Oggi è possibile. Veja, è una mudanza radicale. Mudanza di valori. Há valores que podem mudar, há outros que não podem mudar. Quer dizer, há valores temporais e há valores intemporais. São valores que possam cambiar e valores que não possam cambiar. São valores temporais e valores que são ligados ao tempo e valores que não são ligados ao tempo. Sobre os valores intemporais, são os que mais me interessam. Sono i valori atemporali che sono quelli più interessanti.
E os filmes, ou as histórias que eu escolho para fazer os filmes, versam muito sobre esse aspecto. Pelo menos uma reflexão sobre esses próprios valores. Ecco, e ciò che io scelgo appunto per fare i miei film, ecco, vanno più in direzione di questo aspetto, cioè sopra i valori che non cambiano con il tempo. O film che io ora sto a lavorare, a scrivere, Il film che ora sto scrivendo praticamente è dell'autore Agostina ed è la resa filmica di un testo di una attrice portoghese, Agostina Beste Luís, a mesma che scriveu o Principio da Incerteza, l'autrice del Principio di Incertezza. Este chama-se A Alma dos Ricos. E o título de questo film é L'Anima dei Ricchi. E é um filme muito interessante porque toca pontos muito, muito especiais. É um filme interessante porque toca aspectos muito especiais. E às vezes com uma certa, digamos, ligeireza ou agressividade, digamos mesmo. E anche con una certa leggerezza. Uma delas, por exemplo, é uma senhora que terá a fina força que a Virgem lhe apareça. E uma de queste é um personagem, uma senhora, que vuole appunto che la Vergine gli appaia di fronte. Ora, nos manuscritos do Mar Morto, parece que a Virgem pertencia a uma família rica. Manuscritos do Mar Morto. Sugere-se lá que a Virgem era filha de uma família rica. Ok, com os manuscritos que trovate no Mar Morto se diz que a Virgem praticamente era filha de uma família rica. Na verdade, os ricos podem ajudar os pobres. Podem, não quer dizer que ajudem. I ricchi possono aiutare i poveri, poi possono farlo, però non è detto che lo facciano. Os pobres não. I poveri invece non possono aiutare i ricchi. Ela diz, quando era miúda, com a irmã tinha uma medalha da Virgem e ela estava no recreio e disse: se a Virgem aparecesse agora, não fazia nada de mais. Quando a Virgem era pequena, não sabia. Se a Virgem, até a verdade, até a Virgem, ela disse que a Virgem aparecesse agora, não fazia nada de mais. Una ragazza aveva una medaglia e si disse appunto se la Vergine apparisse adesso non faceva niente di più. Niente di più. E io telefonei, stavo a scrivere, enfim, tive una educazione religiosa e tenho un meu pudor, naturalmente. E telefonei e disse a Agostina, se trata aqui a Vergine assim com uma certa ligeireza, coisa, não acha isso? E a resposta dela foi: não, eu até faço rica. Lei, quando lui telefonou all'autrice del libro e disse: ma non è che stai trattando per caso la Vergine con una certa leggerezza? E l'autrice rispose: no, io la sto facendo anche più ricca di quello che hai. Faccio rica. Bom, são maneiras de ver. Ela põe esse problema, é um problema sério. O assunto é um bocado delicado, mesmo muito delicado, mas é muito rico, é muito profundo e faz a gente pensar duas vezes. E é isso que me atrai. Na obra. De dia para dia eu vou tirando mais e mais daquilo que leio, daquilo que transporto e procurando a maneira de o poder fazer. Quindi é um tema muito delicado que, para mim, estimula e ogni giorno
lo approfondisco e riesco a togliere, diciamo, sempre stimoli nuovi. O che sinto cada vez que faço filme, e neste que estou agora a trabalhar, justamente neste que estou agora a trabalhar, é que cada vez me revela mais misteriosa a vida. Com a lezione que eu trago da ciascun film che faccio, in particolare da questo, è che ogni volta che riesco a rendermi conto di come sempre più misteriosa la vita possa essere. Vediamo se ci sono altre domande. Un ricordo di Marcello Mastroianni, con il quale lei ha fatto film. Mastroianni è un attore straordinario. E penso che Marlon Brando teria sido o maior ator americano. E Mastroianni, o maior ator europeu. Per me è con... Mas era um homem extraordinariamente simples, afetuoso e despretensioso. Era uma pessoa muito simples, muito afetuosa, e não era pretensioso. Quando veio trabalhar comigo, estava mais ou menos condenado. Quando veio trabalhar comigo, ormai era praticamente quase condenado. E telefonou-me dizendo: eu tenho que usar uma bengala. E eu disse, não tem importância nenhuma, ou se quiser, até uma canadiana. E quando me telefonou, me disse, devo praticamente utilizzare uma stampella, ecco, lui disse, non importa, pure quello che vuoi, anche un bastone, quello che vuoi. Vai se dizer, torci un pé e agora tenho que andar com isso. Poi, durante a filmagem, durante todo o tempo da filmagem, non houve una queixa, una só queixa. Durante tutte le riprese non si lamentò assolutamente di niente. Toda l'equipe adorava. Molto apprezzato da parte di tutta l'equipe. E una vez eu disse: bom, agora aqui, tenho que subir aqui, vai de costas, eu vou substituir, as coisas estar a amassar, subir. Una scena in cui doveva salire delle scale, lui disse: io ti sostituisco, non c'è necessità che sia tu a fare questa scena, dato che era una ripresa di spalle. No. Materialmente insistette nell'andare lui stesso a fare questa scena. E poi si dice, assim, perguntavo, ma a volte se faccio come gli americani, se vado per una clinica per studiare un papel. Se vado come gli americani, se vado per una clinica per studiare un papel. Chiedevo se faccio come gli americani, che vado praticamente in una clinica e a studiare la mia parte, in fondo. No, vado per lo studio, il realizzatore dice ok, faccio così, faccio. Io no, non faccio così, vado in uno studio, il produttore dice lo devo fare e lo faccio. L'altra volta stavo a filmare in Caminha e riunirono, che erano molti giornalisti. In occasione di un'altra ripresa a Camiglia, si radunarono molti giornalisti. E ele foi com Paulo Branco, stava a filmare altre scene, foi com Paulo Branco e apresentou-se lá. E então ele disse qualquer coisa: gosto di Portugal, gostei molto, gosto di Caminha, gostava imenso di Caminha. E Mastroianni fu con Castelo Branco e parlare con queste persone, stava dicendo che il Portogallo era molto bello, stava apprezzando il suo quando il giornalista disse nada. Quando finì, il gruppo dei giornalisti rimase in silenzio. E io disse, ma qualche cosa, disse che... Lui aggiunse qualcos'altro. E il gruppo? Nada. Il gruppo non disse niente. E io disse ainda mais outra cosa. Fate commenti. E depois esperou que fizessem qualquer pergunta. E aspettò che i giornalisti facessero delle domande. E ninguém dizia nada. Nessuno disse niente. E ele perguntou: ma scienza final querem? Allora, querem che io canto? Che cosa che vuole che io faccia? Volete che io canti forse?
E se era solo a trama, no a... E então dizia, como eu gostava de trabalhar e pedia-me para, se quiseres fazer outro filme comigo, chama-me que eu venho logo. E praticamente era disposto a fare altri film con me, se io mi disse una volta se vuoi che faccia il film con te, chiamami che io vengo subito. Ma io faria comigo, faria con altri anche. O que ele não queria era deixar de trabalhar, porque sabia que estava doente. A coisa que não voleva fare era smettere de lavorare, porque sapeva já de ser malato. E tem, a mim deu uma essa sugestão, é que se ele estivesse a trabalhar, não podia morrer. Eu pensava appunto, que se lui avesse continuato a lavorare, não sarebbe praticamente morto. Então queria ter sempre trabalho. E quindi volevo che appunto avesse sempre lavoro. E quando acabou de filmar, a Portugal, ele foi, veio aqui para Itália, para a segunda cidade, como é que se chama? Como se chama? Italiana, a segunda cidade. Onde não, onde ele representava. Que cidade é? Não, não era Venezia. Milão. Ele é Milano, ele vinha a representar uma peça. Ecco, dopo aver finito le riprese in Portogallo, tornò in Italia, andò a Milano, dove stava appuntato. No dia seguinte stava a representar la peça. E nel giorno seguinte, il giorno dopo, incominciò a lavorare a teatro. Una peça che già tinha rappresentato anche, ma continuava. E então dizia, no, non possiamo, le persone gostano. E diceva, io non capisco come mai le persone amano questa cosa. Perché la scena è molto triste. È molto triste. Io torno a cloaca. Mi torno in una fogna praticamente. A dire che sto male, che poi mi sgostano. E dico appunto che mi sento male, che sto male, però le persone amano questo. E sorprendio come era. Ma si rappresentava in una maniera che attraia, era verdadeiro, era autentico. Parecia que estava a viver aquele estava mesmo, a viver assim. Recitava em modo extremamente autêntico, sembrava que fosse vida aquilo, não fosse. E depois passou de Milano para Nápoles, salvo ele. E em Nápoles continuou a mesma peça. E morreu em cena. Deu um ataque em cena, depois foi para o hospital e morreu. Mas morreu a trabalhar. Dopo aver lavorato a Milano, passò a Napoli, sempre con la stessa PS, e morì praticamente in scena, aveva un attacco di cuore, portato in ospedale e morì. Era un attore straordinario. Era un attore straordinario. Ecco, ancora sugli attori. Lui ha lavorato con attori non professionisti e ama mescolare dei cast che sarebbero impossibili, impraticabili per la maggior parte dei registi del cinema contemporaneo, combinando attori famosissimi ad attori molto meno noti, ad attori portoghesi con cui lui lavora a lungo, ad attori noti ma molto giovani. Ecco, qual è il suo segreto, essendo che anche nel film che abbiamo visto oggi attori come Piccoli, come Malkovic, come Catherine Deneuve sono diversi nei suoi film da come sono in qualsiasi altra interpretazione. Há pessoas che dizem che dirijo male os atores. Ci sono alcuni dicono che io diriga male gli attori. Io dico che è impossibile. Io dico che è impossibile. Perché io nunca dirigi attore nulla. Io non ho mai diretto nessun attore. Forse c'è il tempo per un'ultima domanda. Se non viene, potremmo chiedere di presentare il film che proietteremo fra poco. I due film che proietteremo fra poco. O pittore si era il secondo film che vuole vedere
É o primeiro filme que eu fiz como operador, eu próprio, e o primeiro filme a cores. Il film Pintore Cidade, Pintore della Città, che sarà il secondo che vedrete, fu un film che io feci ed ero io stesso l'operatore della dietro la macchina presa. Come fiz di conta propria, scogli il Porto perché era lì più facile, perché era la mia città che io gosto molto. Dato che fui io appunto a fare riprese, ero scelsi da una città che è appunto Porto, che per me era facile da raggiungere. Questo film oggi ha algum merito perché tem muita coisa que já lá, que já não existe hoje no Porto atual. Il merito di questo film è di presentare con una città che attualmente già è completamente diversa, quindi non esiste più in quella forma. L'altro film che vou primeiro é o Porto da minha infância. É uma educação de um Porto, procurei na Cinemateca filmes antigos. Tirei do Porto que eu fiz, de alguns filmes, enfim, fiz uma evocação mais ou menos das coisas que vêm. Esta história é um filme de memória. Essa história da memória é caprichosa, porque a memória dá-nos, quer dizer, fixa, a gente fixa coisas que às vezes não têm importância nenhuma e não fixa outras que são muito importantes. Ela fixa aquilo que acha que deve fixar. E não há nada a fazer. Pois eu pus isso, isso que me lembrou, assim pus, que me pareceu mais interessante e mais próprio, pus no filme que vão ver, que é o primeiro. Certo, il primo film è stato appunto un film diciamo, di memoria, in cui la memoria appunto, è una cosa molto bizzarra perché ci fa ricordare cose che noi non vorremmo ricordare oppure non ci fa ricordare ciò che è importante effettivamente ricordare. Eu também faço ator, até canto fado. Eu sou uma cantante de fado. E há uma canção, minha mulher não aparece, que é cantada por minha mulher, é uma voz que vão cantar, sobre a infância de um poeta português, Guerra Junqueiro, que era muito interessante. É uma canção muito comovente. E também evoco um amigo meu, que era do Porto, que fala de Europa, que foi Casais Monteiro e que foi obrigado a fugir para o Brasil